Signore e signori, benvenuti al Biperbanca Forum Monzani Live. doppio di settimana scorsa. Andiamo alla stessa ora di mai buongiorno. Li rubiamo i clienti. Le rapine e i danni di gioiellerie, banche, uffici postali o portavalori sono state 1440, in media 360 al mese. Tu lo sai che con i due negozi avrai la metà del tempo per noi e due volte la possibilità di essere rapinato? La paura è qui, ma io non me lo posso permettere di ascoltarla questa paura. Che BG aspetta? Da un'altra Quel delinquente ha puntato la pistola in faccia alla mia figlia. Io mi sono difeso. Ma non è esploso neanche un colpo. Non ha paura di diventare un bresciaglia. È diventato il giustiziere. Fam passare la delinquenza per politica. Armati per il comunismo. I rischi sono reali. Pronto, chi è? Sei tu il figlio dell'infame? Domani pagherà tu! Torreggiani, questi fanno sul serio. Sentiranno la puoi più gestire da sola. Per quanto la facciano incazzare, come i giornali parlano di lei. O si fa aiutare, o si fa ammazzare. Io non butto via tutto quello che ho costruito. Non lo butto via. Buonasera, grazie per essere intervenuti numerosi a questo nuovo appuntamento con BIPER Forum Eventi. Oggi parleremo di un libro importante. Parleremo di un libro attraverso l'aspetto cartaceo che è appunto questo di libro, ma anche attraverso il film del quale avete visto il trailer passato eh, poche settimane fa in televisione. Perché raccontando di questo libro e raccontando di questo film, eh, racconteremo anche una stagione da non dimenticare del nostro eh, paese, una stagione che vedeva i blindati girare nella seconda metà degli anni 70 per le vie del centro eh, di Bologna, eh, quando si viveva appunto una guerra che non sapevamo che stavamo eh, combattendo, a differenza di quella che eh, sta avvenendo purtroppo in questi giorni con la guerra Russia-Ucraina. Ne parleremo con i protagonisti di questa storia, con chi ha scritto il libro, con chi ha vissuto in prima persona questa vicenda, per, con chi ha voluto fortemente sia il libro... Del film io allora io volevo chiamare innanzitutto su al palco in fianco, al mio fianco Amos Cartabia che è l'editore del, del libro vieni amos, poi dopo un lungo Buonasera. lavoro di sceneggiatura, finalmente ha visto la luce questo libro e lo sceneggiatore è Mauro Caporiccio. Poi il protagonista, eh, un protagonista involontario di questa vicenda, protagonista di una storia che in realtà non si è conclusa nel 79, una storia che si è conclusa e forse non si è ancora conclusa eh, pochi anni fa, con l'estradizione in Italia nel 2019 di Cesare Battisti. Molti di voi si ricorderanno la vicenda di Cesare Battisti. Io eh, sono veramente lieto di avere su questo palco. Alberto Torreggiani, con il quale appunto parlare della sua storia, parlare di questo libro e parlare, se credete, anche eh, con voi. Noi verso la fine raccoglieremo. Eh, domande se ci sono quindi magari li potete eh, preparare per i nostri i nostri ospiti che ci racconteranno appunto eh, la loro la loro vicenda personale e non solo ciao alberto allora grazie questo grazie sì. eh. funziona? Sì, sì. funziona ok ripeto grazie a tutti di essere qui questa sera con me e vi ringrazio Senti Alberto, prima eh, di far vedere altri pezzi di questo, eh, di questo film eh, drammatico, tu quando l'hai rivisto, quali sono stati i pensieri che si sono, come dire, mescolati dentro di te? Beh, permetto che eh, ho voluto vederlo nella sala cinematografica come tutti voi per la prima volta, e proprio per catturarmi due tipologie di emozioni le mie che sono dentro di me per cui compararle metterle insieme rivederle tutto quanto e poi cercare di capire quale emozione attraverso il video perché un conto è attraverso il libro ma anche attraverso una visione quale emozioni eh, avessero potuto trasportare a una persona qualunque e è stato un impatto fortissimo perché per me è stato ovviamente un ricordare frame per cui scena per scena tutto quello che, mi è, che ho vissuto in quel periodo e il piacere poi di ricontrare le persone che l'hanno visto e assaporare quelle emozioni che ho, ho vissuto io in quel momento. Amos, tu sei l'editore di questo libro, ero in guerra ma non lo sapevo, è un libro che ha avuto... Come dire, una lunga gestazione, come del resto anche il film, e ne parleremo poi con, con Mauro. Questo è un libro uscito nella sua prima edizione nel 2006. Le vicende che raccontate sono le vicende del, dicevamo prima, del 79, quando avvenne appunto l'uccisione di Pierluigi Torreggiani, eh, suo padre, e il ferimento di, eh, di Alberto. È passato un lungo periodo dal 79 al 2006, è chiaro che in mezzo c'è stato il processo, la, la condanna degli esecutori materiali. Eh, la condanna di Cesare Battisti e ne parleremo oggi della vicenda Cesare Battisti che è un po' emblematica del modo sia di fare informazione eh, in Italia sia anche di come ci si rapporta spesso nei confronti della vittima e in questo caso invece anche di chi eh, ha provocato vittime che sono eh, i sicari e i killer. Perché così tanto tempo prima di arrivare... A un libro che poteva avere come dire con la moda degli stand book, quelli che esistono, poteva uscire non dico il giorno dopo, ma quasi subito per cogliere come dire il sangue ancora fresco sull'asfalto. Beh, allora il libro calcola che quando io ho conosciuto Alberto non si chiamava neanche Torregiani utilizzava ancora il suo secondo cognome. Il suo cognome è vero perché poi si parla anche di una storia di adozione, all'interno del libro si vede anche l'inizio del film. Abbiamo trovato un sacco di ostacoli, un sacco di ostacoli perché abbiamo riscontrato che è una storia troppo recente ed è una storia che dà fastidio. Dà fastidio a Alberto, perché purtroppo Alberto è sopravvissuto e abbiamo visto che in tutti i modi veniva boicottata questa storia e anche la storia del film. Io devo ringraziare veramente anche Mauro perché è stato uno dei primi che ha raccolto con noi questa. questa questa storia triste italiana. Abbiamo creduto subito in, in questo libro perché eh, raccontava un qualcosa che i più si erano dimenticati. Eh, io sono del 70, nel 79 pensavo a giocare magari a biglie, a, con le figurine, quello che è, no? Eh, per noi è una storia estremamente lontana. Un'altra un persona che purtroppo oggi non eh, può essere qua con noi perché è partito, no? che è Tony Capuozzo, eh, anche lui ha creduto subito in questa vicenda e ha fatto veramente di tutto perché il, il libro uscisse in maniera integrale, con anche la documentazione che si trova all'interno eh, processuale. Voi pensate che eh, c'erano dei faldoni enormi su questa vicenda? Eh, abbiamo ricevuto minacce, abbiamo ricevuto di tutto, addirittura. Te lo dicevo prima, un furto in casa editrice dove hanno lasciato le Canon e gli orologi appesi e hanno portato via solo la documentazione che riguardava, riguardava la storia di Alberto. Ecco. poi eh, siamo passati a provare a bussare le porte, siamo passati a provare a sentire Rai eh, sì, no, vedremo cosa si fa e improvvisamente, improvvisamente l'anno scorso eh, ci è arrivata la notizia il 28 di dicembre che il film era stato prodotto, per cui da lì siamo stati contenti perché è una storia veramente bella secondo me è un film veramente ben fatto e eh, vi devo dire che l'ho visto anch'io per la prima volta con Alberto a Milano all'Odion e colpisce, colpisce molto perché non possiamo pensare oggi di aver passato un periodo come quello però non potevamo pensare tante cose dalla pandemia alla guerra che c'è in questi giorni purtroppo è stato un periodo, un periodo strano io vi dico nel leggere tutta la documentazione, dico come potevamo vivere in un periodo del genere, dove si ammazzava per nulla, dove un errore giornalistico, in questo caso, no? un errore giornalistico ha portato alla distruzione completa di una famiglia, di una persona che voleva alzare un attimino, un po' più la testa di altri. Ecco, per cui, Calcolate che anche quando vedremo gli spezzoni ripiomberemo in un periodo storico che è veramente complicato. Tu hai citato Toni Capuzzo, io mi permetto, visto anche l'amicizia che mi lega con Tony di leggere eh, l'ultima di copertina dove c'è il senso del libro e credo anche il senso del film col quale poi parleremo con, del quale poi parleremo con Mauro. Dice Toni, scrive Toni, è un libro che dovremmo leggere tutti, ma che dovrebbero leggere soprattutto i giovani che non c'erano per capire dove conduca l'odio. Dovrebbe leggerlo anche Cesare Battisti, tenerlo sul comodino come una condanna più forte di ogni estradizione, di ogni snobistica solidarietà, di ogni fuga. Credo che il senso del, eh, del libro eh, sia all'interno di queste eh, poche righe. Dicevamo eh, del film. Prima di arrivare a Mauro abbiamo un'altra spezione del film da vedere che poi magari può essere come dire, utile per continuare la nostra chiacchierata. Quindi volevo lanciare il secondo trailer. Io sono una persona con i piedi per terra. Non mi lascio prendere da chissà quali fantasie. E lo so, il momento è complicato per tutti. Però mi piace alzarmi la mattina e sforzarmi di sorridere. Perché le cose sono difficili. In famiglia, al lavoro. Su giornali sembra sempre ci sia il film mondo. Però vede, questa cosa io l'ho imparata a mia spese. Ci sono nato. Questa cosa di fidarmi del meccanismo. Che Comunque alla fine tutto funziona. Tutto si può aggiustare e continuare a girare. E la gente pensa sia ottimista. Ma non è mica vero. Io lo so che capitano i previsti. È come se lo so. Anni fa, come lei saprà, ho fatto per un po' di tempo dentro e fuori dalla Mangiagalli. Mi hanno tolto mezzo polmone a eh. E quei tempi sì che con la Elena eravamo disperati. Lavoro non andava. Ancora niente figli, io bloccato in ospedale e avevo appena comperato bottega. Se immagina. Poi però accade il miracolo. Il miracolo. Al reparto tumori conosciamo questa vedova, una donna straordinaria, guardi, che Dio la mia in gloria, con tre figli, straordinari anche loro, che sarebbero rimasti orfani. Per farlo breve, adottiamo i tre bambini e io ne esco più forte di prima. Ma non è una questione di ottimismo, no. È una questione di pesi e contrappesi. Il meccanismo alle volte è molto complicato da spiegare. Però io credo, e lo credo fortemente, guardi, che il nostro compito sia quello di caricare la molla per dare l'energia necessaria per far girare il tutto. E se si scarica, se si scarica, dobbiamo fare lo sforzo di ricaricarla. Lei con la sua attività è già molto esposto, signor Torreggiani. Anche se questo non è il punto, perché noi siamo una banca. Ma io una domanda gliela devo fare. Lei vuole ampliare la sua attività, giusto? Giusto, giusto. Questo vuol dire anche, per usare le sue parole, complicare il meccanismo di cui parla. Se a quel punto, invece di scaricarsi, come dice lei, qualcosa si rompesse. Ma guardi, io ormai mi considero un esperto. Ma lei sa cosa intendo. Lei è già stato cagionevole. Il momento non è dei migliori. Le rapine e l'attività come la sua sono all'ordine del giorno. Per tornare alla sua metafora, se il meccanismo si inceppasse in qualche modo... Anche in quel caso io lo aggiusterei. E come? Alberto, prima di passare a Mauro, volevo chiederti solo una cosa su quello che abbiamo visto e anche sul titolo eh, del libro che è diventato anche il titolo del film. Eh, era così tuo padre? Nel senso che eh, leggendo mh, un po' la storia di tuo padre, era uno che si impegnava eh, nello sport, nel senso che sponsorizzava squadre sportive, era ha ricevuto numerose benemerenze dal comune eh, eh, di Milano. Nel film ogni tanto appare invece poco empatico nei confronti eh, dei terzi, molto, come dire, molto duro, eh, se mi passi il termine. Allora volevo chiedere, tu quando hai rivisto tuo padre, tra virgolette, all'interno di questo film, mh, che idea ti sei fatto? E l'aspetto successivo era, il libro si chiama Ero in guerra ma non lo sapevo. Tu quando hai capito di essere, di aver vissuto una guerra o di essere in guerra? Beh, allora, per dare un senso a mio padre lo definisco solo che era una persona buona, buona per tutto quello che ha fatto per noi, tre figli piccoli che hanno perso una famiglia, adottare un ragazzino di 8 anni e due ragazzine di 10-11 anni è una cosa complicatissima e ancora poco. E creare tutta una famiglia, creare uno stile di vita completamente diverso proprio perché si ha già il carattere, noi piccoli e dover. E quello che lui ha fatto non ha imposto il suo modo di vivere, ha lasciato che noi eh, amalgamassimo l'idea di questa nuova famiglia con i nostri caratteri, con il nostro modo di vivere, con il nostro modo di cambiare anche la vita da essere. In orfanatrofio a trovarci in una famiglia, tra virgolette, benestante, con tutti gli agi e gli allori. Ma di questi agi di questi allori non ce ne ha mai dati eh, in modo scontato solo perché era un orfo, su un gioielliere, per cugivano soldi, giravano, non, eh, non chiedevamo e ci veniva dato piccoli aneddoti. Io per avere la prima bicicletta ho dovuto portare a casa. Una pagella di quelle belle pesanti per essere iscritto alla, al calcio che era la mia passione. Anche lì, vuoi giocare? Vuoi fare? Vuoi andare a fare il provino per il Milan? Devi andare bene a scuola. Questo era mio padre. Per cui, buono ma duro, rigido nelle sue idee, nella fermezza e, e questo anche nel lavoro. Nel lavoro principalmente eh, era molto disponibile, però era molto ferreo nella, nel rispettare l'idea che se lui, il suo lavoro andasse bene, andava bene e guadagnava tanto, era grazie ai clienti che venivano e compravano. Per cui doveva sempre lui vendersi e non vendere. Questo era il suo obiettivo e questo era un po' a mio padre. Poi. A volte era anche burbero, sì, a volte, come dire, menava, <ride> come si può dire, no? Per cui due o tre volte li ho, ho avuto anch'io i miei i momenti critici con lui. Ma come è giusto che sia una famiglia? Una cosa che non volevo nel film, eh, perché mio padre è una vittima, ovviamente, di questa storia, è una cosa categoricamente che ho detto a Mauro e a Regisi, a tutti, non fatemi passare a mio padre per un pacione per la vittima, perché non è quello che io voglio e non è quello che lui voleva e non è quello che lui è. Io volevo che si vedesse una persona che eh, da una parte faceva nella sua vita affatto del bene, come poi racconteremo e come hai accennato, però anche dall'altra parte tutte le, le sue paure, le sue angosce di quelle tre settimane. Io non dimenticherò mai quella mattina che è arrivato a casa dopo... La rapina transatlantico, io bianco come un cadavere, spaventato, aveva già ricevuto due rapine e un furto, ma spaventato, terrorizzato <coughs> nei suoi occhi. Come quella mattina, mai. <coughs> Chiudo qua perché altrimenti poi cadiamo. L'altra domanda era il titolo. Sì. Il titolo è nato uh, proprio perché nel momento in cui sono uscito dalla mia latitanza, mi sono imbarcato, mi sono messo addosso lo scudo di dire no voglio combattere questa battaglia, è il momento giusto per farlo, ho dovuto rianalizzare un po' tutta la mia storia, un po' tutti gli avvenimenti e quello che c'era in quel momento. Ed è lì che ho detto cavolo, ma effettivamente era una guerra, leggendo gli atti processuali, io ho vissuto il processo, ma un conto è viverlo, un conto è poi dopo anni rileggerlo e lì, con una mente diversa, con una coscienza diversa, riscoprire, e cavolo, cazzo, era veramente una guerra, era una guerra che io non sapevo ed è questo che nasce lì, il titolo del film e principalmente il titolo del libro ed è quello che la gente dovrebbe capire prima di Infiltrarsi nelle righe del libro o nelle immagini del film, capire che si era in guerra senza saperlo, ma non solo io, tutti noi. Dopo parleremo e entreremo all'interno del libro. Mauro, solo una cosa prima di passare al, al prossimo trailer: una cosa che ha detto eh, Alberto è quello che vi ha chiesto in maniera, come dire, categorica sia l'editore che appunto eh, tu che hai curato la sceneggiatura di non creare il santino, tanto per intenderci. Eh, perché c'è l'abitudine spesso nei film e nelle fiction italiane che raccontano, da Falcone a Borsellino o chiunque altro, costruire il santino, cioè non far mai vedere che comunque era un essere umano con i suoi dubbi, le sue eh, arrabbiature, con, con le sue gioie, con i suoi sogni. Tu sei riuscito, voi siete riusciti, lo staff che ha lavorato a questo film, a costruire questa cosa, a non creare il santino. Però questo crea anche molte difficoltà, sia dal punto di vista della costruzione del personaggio del film, ma anche quello della commercializzazione, perché noi vogliamo sempre delle storie che eh, finiscono con il principe che sposa la principessa. Sì, infatti il film ha, ha un impatto forte sul pubblico, perché l'abbiamo vista la presentazione di... Per Luigi Torreggiani. Per Luigi Torreggiani è fondamentalmente nella presentazione che abbiamo visto: difficilmente un film si apre con un monologo così lungo. Un narcisista, un narcisista ambizioso, però al tempo stesso generoso, perché racconta subito che la sua vita è cambiata dopo l'adozione dei tre ragazzi. E quindi ecco, non abbiamo fatto sconti a Torreggiani, perché abbiamo comunque eh, voluto interpretare il suo terrore come uno scudo in quei giorni in cui era. Comunque vittima, era ostaggio, era ostaggio in casa come siamo stati tutti ostaggi in casa durante il lockdown. E questo film, io posso raccontarti la sua storia che è lunghissima, ma non finiremmo più perché io ho scritto il primo soggetto nel 2004, quando Alberto è venuto alla Vita in diretta, intervistato da Michele Cucuzza. Io ero autore del programma in quel periodo e Alberto si nascondeva. Alberto non aveva mai parlato con nessun giornalista, non era mai andato in Rai e io ho percepito la sua solitudine. Per me la sua solitudine era un tema universale da raccontare eh, perché era ecco, il rappresentante di, di un'identità che doveva essere in qualche modo riconquistata e di una verità che andava assolutamente raccontata. Il film ha un grande difetto, secondo me è un difetto che non dipende da noi che l'abbiamo... Ecco, cercato di fare molto tempo prima. Il difetto del film è che doveva uscire proprio in quegli anni, nel 2004, perché doveva servire ai francesi, e ai brasiliani a capire la storia di Cesare Battisti, la storia della famiglia Torreggiani, la storia di altre cinque famiglie distrutte dai pacchi di Cesare Battisti. Perché nello stesso giorno in cui viene ucciso il gioielliere Torreggiani e eh, viene ucciso il, il macellaio eh, a Mestre, Sabatin. Ecco. E anche in quel caso il macellaio viene visto come il nemico del popolo, eh, perché comunque questa era l'etichetta che i PAC affibbiavano a, a gente come Torreggiani, che non aveva la divisa, non, a, non faceva il magistrato, non era un parlamentare, non era il nemico pubblico numero uno delle Brigate Rosse, che dai PAC avevano spesso le armi, perché rapinavano le, le armerie. I PAC erano dei criminali comuni, non erano neanche, eh, diciamo così alla fine, ecco, eh, eh, se vogliamo, eh, raccontati da un ideologo alle spalle. Non c'era nulla di tutto questo, addirittura era, secondo me, l'eredità del banditismo che in Italia comunque stravolge la vita di eh, tanta gente senza arrivare al terrorismo negli anni 60. Ecco, quello, quello è più o meno eh, il nocciolo duro dei PAC che, com che comincia ad attaccare gente come Torreggiani che aveva soltanto l'obbligo di aprire la serranda, di cominciare il lavoro ogni mattina, di dare una continuità a questo, a questo lavoro. E, e qui stava la, la forza e la rigidezza forse di un personaggio come Torreggiani che nel film sembra duro, ma questa scorza così dura deriva anche dal terrore che prova e lui usa questa scorza così dura anche per dare una sicurezza che non c'è alla sua famiglia. Quello che dicevi dei PAC, Mauro, mi ricorda il fatto che eh, leggendo anche il libro e la storia che racconta Alberto nel libro, eh, sembra di avere a che fare con dei valanzasca dei poveri, nel senso che questi erano proprio una gang di strada eh, che ha cercato di trovare dietro lo scudo dell'ideologia, come dire, una sorta di salvaguardia qualora venissero eh, arrestati e, e processati, perché racconti... E, e viene da sorridere se non fosse drammatica la storia, come questi comunque andavano avevano piacere andare in vacanze in Sardegna dagli amici venivano ospitati, cioè era, come dire, non erano eh, terroristi eh, alla 24 ore H24, come si direbbe, ma solo quasi nei ritagli dei tempi per, per sopravvivere. Quelli che adesso si dicono: facciamo i reati per noia, tanto per intenderci. Eh, una noia che, però, ha portato molti, molti lutti, perché. Oltre a quel porco di Sabadin c'era quel porco di Torregiani come riportano nelle loro eh, comunicazioni. Amos, allora eh, abbiamo detto del, dell'errore che c'è dietro, che c'è stato dietro al film, cioè il fatto di non essere uscito a ridosso. Lo stesso errore, invece, con il libro tutto sommato non l'avete fatto perché è la prima edizione del 2006. Eh, come venne accolto il libro appena uscito, la storia di Alberto? Perché ripeto, noi siamo un paese che è senza memoria, perché se no non avremmo bisogno di tutti i giorni della memoria. Quotidianamente è un giorno della memoria. Il fatto che li ripetiamo significa che non abbiamo memoria. La sua vicenda è del 79. Poi è chiaro che lui ha dovuto vivere la riabilitazione. Eh, la sua vicenda è, dura tuttora, perché eh, lo vediamo senza cadere in facili pietismi, eh, cosa è accaduto in quel febbraio del 79. Eh, però eh, uscire nel 2006 è come dire, quasi un'era geologica diversa. Di terrorismo non se ne parlava praticamente più se non questi casi sporadici legati a Battisti, a qualche espatriato che veniva rintracciato. Tu calcola che, per esempio, per i francesi, non tutti, eh, per tanta gente che ha già scritto, Cesare Battisti era quello che si trovava nelle vie, via Cesare Battisti. Tutto finto, non è vero. No? Eh, il libro non è stato toccato in nulla. Cioè, una delle cose che ho voluto io è stata quella, la storia raccontata da Alberto con tutta la documentazione è stata impressa in questo libro. Tante volte anche nel libro, come succede nei film, nelle fiction, eccetera, viene modificato perché hai un'esigenza particolare. Noi non abbiamo voluto, perché, eh, ripeto, è una storia che è stata nascosta. Per cui anche personalmente mi interessava capire. Qui non si parla di politica. Qui si parla, come diceva prima Mauro, di un qualcosa. Vedendo prima i movimenti dell'orologio, no? l'orologio si è incriccato, si è bloccato. Ma non l'orologio di Torreggiani, l'orologio della nostra vita. Eh, ci sono dei, dei passaggi del film che mi hanno fatto commuovere, soprattutto se si pensa, e ho intervistato delle persone da Milano di quegli anni, è vero, quando lui a un certo punto va dalla moglie no? e dice cosa ho fatto di sbagliato, cioè io i vent'anni che mi alzo alle 5 del mattino vado a dormire a mezzanotte, no? È vero, all'epoca si faceva così, cioè quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito perché c'era una voglia di rinascita, c'era una voglia di uscita. Io penso che dopo il fatto di Torreggiani sia cambiato tutto. Uh, c'è stato il caso Moro, altri omicidi, eccetera. La storia di vedere coinvolto un ragazzino di 15 anni, secondo me, come capita oggi, no? quando c'è di mezzo comunque una figura infantile, ecco, in quel momento è cambiato tutto. Forse lo Stato, in quel momento, ha preso in mano re le redini e ha iniziato a sistemare una situazione che era ingestibile fino a quel momento. Io penso che eh, sia successa una cosa del genere, perché dopo, se vedi, dopo il 79, ci sono degli degli attentati, ci sono delle cose fino all'82-83, poi eh, va a scemare, dopo arrivano, arriva il periodo della Milano da bere, ecco, è cambiato tutto completamente. Eh, il libro ecco, raccoglie, raccoglie un po' tutto. La cosa che mi è piaciuta fare con Alberto è stato vedere come la gente lo guardava. Non solo da un lato dire poverino, guarda è rimasto su una sedia di hotel, cosa è successo? E lui la vendeva anche come un incidente stradale perché dobbiamo ricordarci che lui ha vissuto sotto scorta il periodo del processo, no? gli anni dopo, giusto se non sbaglio, fino a. E eh, la sua paura attraverso il libro è uscita, è uscita e si è... abbiamo ricominciato a parlare con una persona, una persona che era presente in quel momento. Ecco, io sono contento non tanto delle vendite, lui lo sa benissimo perché il libro veniva messo addirittura sotto banco, cioè se tu andavi chiedevi avete il libro di Eron Guerra? Ma... no non lo conosciamo, la casa editrice piccola, eccetera. Sì, sì, Infeltrino, cioè, una cosa, cose fuori dal normale, però no? non ci interessava, a me interessava mettere su carta un passaggio storico che non toglierà più nessuno. Questo c'è, noi possiamo buttarle via tutte, però Biblioteca Nazionale Firenze, Roma, Milano ci sono, no? per cui ecco, abbiamo messo un punto fisso. Poi l'idea del film, grazie anche a Barbareschi che ci ha creduto sin dall'inizio, ecco, per cui ha puntato molto su questa produzione insieme alla RAI, eh, è riuscita secondo me a valorizzare quello che era la figura di questo personaggio. Qualcuno l'ha criticato vedendo il film, perché come dicevi tu prima si vede in alcuni atteggiamenti però ricordiamoci che in una Milano che stava alzando un attimino la testa ed eri un artigiano che lavorava da solo in proprio o facevi così o non ce la facevi per cui quel carattere forte, quella voglia di, ehm, di, di arrivare lui è stato uno dei primi eh, a fare le televendite cioè, nel passaggio del trailer abbiamo visto stesso orario di Mike Buongiorno e gli rubiamo il pubblico ecco le televendite nascono con Torreggiani Oggi ridiamo quando vediamo quello che vende i gioielli, eccetera, ecco, lì, lì c'era comunque una figura che stava creando un qualcosa di nuovo. Probabilmente, ripeto, l'errore, l'errore adesso vedremo nel 3, però l'errore giornalistico di una stupidata che capita anche oggi, perché se io oggi eh, faccio una stupidata grossa, domani c'è un titolo enorme, no? Poi non è stato Amos a farla, è stato un altro, ah vabbè. Mettiamo un'errato corrigia piccolina. Lì è successa la stessa cosa. Lui è stato definito lo sceriffo, no? per cui dava fastidio questa cosa. Eh, vi consiglio di chi non l'ha ancora visto vedere su Rai Play, c'è ancora il film, no? e si vede proprio come anche la moglie disperatamente, quando capiscono che non c'è più niente da fare, tenta, chiamando il giornalista, di, di fargli fare un articolo che possa comunque riportare il nome di Torre a quello che era, ma ormai è finita. Infatti viene fatto un piccolo articoletto, un quindicesima pagina, adesso non mi ricordo com'era, e da lì, da lì sprofonda tutto. Nel libro si vede già nel film cosa succede. Voi pensate che poi eh, la distruzione di una famiglia completa, nel momento in cui, eh, sì, famiglia benestante, ma famiglia benestante è quella, adesso non si può dire perché siamo qua in forum della biper, quando il direttore mi chiama e mi dice, lei domani deve rientrare. Come devo rientrare? Lei ha un fido, è uscito dal fido. Cioè, Sono le realtà ancora di tutti i giorni. Ci sono le cambiali da pagare. Cioè, lui correva e faceva star bene la famiglia da un lato, dall'altro lato correva perché sapeva che il sistema era basato comunque su che cosa? Faccio un debito, apro un nuovo negozio, porto più gente, la gente è contenta. Nel momento in cui arriva la scorta, nel momento in cui viene additato a Milano, non entra più nessuno nel suo negozio. Tutti hanno paura. Per cui lì c'è proprio la caduta e anche nelle scene si vede proprio nella parte finale. Allora, noi abbiamo parlato eh, finora poco del libro, io volevo solo raccontarvi in maniera molto veloce la struttura del libro. Nella prima parte in realtà è Alberto che si racconta in una maniera originale, racconta la sua seconda nascita, nel senso che lui è nato nuovamente. Eh, dopo l'attentato gli dà appunto l'impressione di essere rinato perché è sopravvissuto a questo attentato e racconta come il suo approccio alla vita e al mondo. E racconta quello che è successo dal 79 in avanti perché prima aveva raccontato invece eh, gli aspetti della sua vita eh, normale, quella di un ragazzino che poteva diventare una stella del calcio, aveva un provino eh, con, avrebbe dovuto avere un provino con il Milan in in quei giorni aveva i suoi sogni magari dopo ne parleremo eh, e quindi è la sua storia di quello che è accaduto dopo perché non parliamo mai eh, delle vittime racconta quello che appunto eh, gli è accaduto poi la chiusura è questa sorta di lettera aperta a Cesare Battisti che credo che sia anche questa fondamentale eh, da leggere e da, e da ricordare un po' come le righe di Toni Capuozzo perché dà appunto l'idea di cosa significa eh, l'etica, la morale, la giustizia. Questo è proprio a grandissime linee il libro. E poi c'è la storia di questi tre ragazzini che vengono adottati perché il padre di Pierluigi di Alberto, Pierluigi, ha avuto un tumore al polmone quindi mentre era in cura conosce una vedova, una signora che è in cura, anche lei vedova, e quando lei muore i tre suoi figli, fra cui Alberto e le due sorelle, vengono adottati. Quindi una scelta, come diceva Alberto, complicata perché non è semplice prendersi in casa eh, tre ragazzini già abbastanza grandi quindi comunque con una loro personalità già, eh, già in pieno sviluppo con le loro desideri le loro voglie le, le, una conoscenza di una vita eh, passata quindi è un libro completo e poi c'è la storia eh, di questa banda di criminali che sono i PAC durati un paio d'anni non di più anche perché come si diceva prima non hanno mai avuto l'ideologo di turno, il curcio, tanto per intenderci, eh, quello che eh, non, ha, non ha, interveniva direttamente, ma perlomeno ci metteva, ci metteva le, le idee. Quindi è come dire, un libro eh, complesso da leggere anche per capire il film, oppure vedere il film e poi leggere il libro, perché insieme si dà un'idea di com'era la società, eh, la nostra società, l'Italia. Nella seconda, dalla seconda metà degli anni settanta, fino quasi direi ai giorni nostri. Però un aspetto mi ha colpito Alberto del, del tuo libro, o perlomeno a me è sfuggita se c'è, non c'è odio. Beh, eh, a parte che in me non c'è odio, e questo già diventa il prefisso di tutto l'argomento. E, e a quei tempi nel 2004-2006 quando ero, venivo quando come dicevi Mauro esco e prendo coraggio di stare di fronte alle telecamere di fronte ai giornalisti eh, spesso mi è stata fatta questa domanda perché non traspare oggi in te per il motivo semplicissimo che eh, a me non è capitato che hanno Sparato mio padre eh, in una grande tragedia che è un, un attentato terroristico, e io vi ho vissuto la terza parte di quell'esperimento. Io ero in prima persona e la vivo ancora tutt'oggi sulla mia pelle, con quello che ha causato. Per cui non è che sono uscito illeso da quell'attentato. Mia sorella, che era anche lei in quel momento, che è quella Marisa, per Fabì, che è la stessa che poi. E nella rapina anche lì è stata coinvolta. Lei ha avuto la sfiga di essere stata coinvolta due volte e la fortuna di non essere stata colpita due volte. E invece, nel mio caso, sì. Ma la cosa principale che io ho dovuto fare è confrontarmi con me stesso. Ci sono due cose che uno deve fare in quel momento: o si piange addosso per il, il peso di quello che sta portando, o lo confronti. E devi combattere per cercare di vivere il meglio possibile quella nuova vita che, se, che ti è stata imposta. Io ho scelto la seconda parte, molto più difficile, molto più dura, perché vedi, provare a odiare ancora, alla fine, è una bella scusa per non confrontarsi con le proprie paure. Io odio qualcosa, io odio qualcuno, la sparo fuori questa cosa. Ed è una bella giustificazione per non confrontarsi con se stesso e con gli altri e con le questioni del perché si è in quella condizione. Io non volevo quello perché poi l'odio ti macera dentro, ti, ti porta a odiare te stesso e a odiare le persone e a odiare la vita. Io invece volevo una vita nuova. Ne avevo già avute parecchie di disgrazie prima perché devo caricarmi ancora in una seconda, ad un'ulteriore disgrazia, ho scelto di ricominciare una nuova vita, a questo punto prenderla io a piene mani e confrontarmi con quello che mi è successo. Io ho dovuto prendere, per esempio, mettermi dalla parte di Masala, che è uno dei tre che ha sparato, che è quello che io ho riconosciuto, a cui ho testimoniato in quei cinque anni eh, di processo. Mettemi dalla sua parte in piedi, prendo la pistola e sparare da Gianni. che cosa pensava lui in quel momento? Qual era l'idea, il pensiero? Cosa, cosa l'ha portato a, ad arrivare in quella strada davanti a quella persona e premere il grilletto? Ora è questo che mi ha permesso di capire, non accettare. Non giustificare, ma soltanto di capire la motivazione, che però mi ha permesso poi di mettermi in cuore in pace. Perché vedi, in ogni condizione che una persona fa un'azione, che poi tu sia concordo o meno con quell'azione che fa, lui ha una sua ragione e su quello tu non puoi mai discutere. Non puoi dire no, non è giusto che l'hai perché l'hai fatto tu. E devi mettere sempre dalla parte dell'altra persona per capire le sue ragioni. Poi puoi anche non accettarle, puoi anche confrontarle, puoi anche discuterne, ma finché non ti metti dal suo punto di vista a capire perché agisci in quel modo, non si possono mai capire le persone e quello che ci sta intorno. Io ho avuto il tempo, tre anni d'ospedale, eh, 15, 15 anni, 16 anni, 17 anni, dove sei da solo, dove eh, hai i tuoi incubi, dove devi passare ore e ore in, eh, in palestra. A far guarire le tue gambe e lì la testa gira, eh. poi un ragazzino di 16 anni la testa viaggia molto più veloce, però dovevo ovviamente fare qualcosa. Ecco, questo è quello che io ho fatto in quei tre anni. E per guarire, non potevo guarire solo fisicamente, dovevo guarire anche spiritualmente e mentalmente. E credo che quello è quello che mi ha portato poi oggi alla domanda del perché non odio. Io non ho mai accettato e non ho mai, anzi ho combattuto proprio per quel tipo di giustizia perché secondo me sono le cose più atroci che si possono fare di andare incontro a una persona, chiamarlo per nome, e sparargli alla testa senza dargli la possibilità di difendersi o di confrontarsi. Ed è abominevole sicuramente. Eh, ma tutto il resto comunque eh, ti deve portare a a vivere bene la tua vita, ecco, ed è per quello che non odio quelle persone, non odio il sistema, non odio le condizioni. Nel libro spiego molto bene quello che diceva prima Amos, la questione anche dei giornali, se io dovessi prendere odio, i primi che dovrei odiare sono i giornalisti, che hanno imputato mio padre come il giustiziere della notte, lo sceriffo, quello che andava di notte in giro a cercare emozioni e cose di questo genere. Non l'ho fatto e non lo faccio, ma perché non ci sono le ragioni per poterlo fare. È successo, quello era il momento, oggi siamo in un'altra situazione e io devo vivere bene questa situazione. Se avessi avuto l'odio oggi, non sarei riuscito a ottenere quella caparbietà, quella pacatezza, quella volontà che è durata vent'anni per portare i Battisti in galera. Tu pensa, scusa, una, un passaggio dal 2004. Voi non immaginate quante volte è stato richiesto un incontro. Adesso va beh, Battista in Italia, no? Però prima non c'era, era prima in Francia, poi in Sud America. Tantissime volte Alberto diceva: va bene, va bene, però perché non posso? Anche in videoconferenza, troviamoci, parliamo. Mi spieghi perché hai fatto questa cosa? Ecco, quello che diceva lui è vero, perché io da quando l'ho conosciuto non ho mai avuto questo odio, una cosa che io onestamente non, non riesco a capire, forse perché non, non è successa a me, ecco, non, non riesco a capire. Io mi sono sempre domandato: ma questi ragazzini di 19 anni, 20 anni, che poi hanno sparato, oggi cosa pensano? Cioè, magari uno si è rifatto una vita e capisce che ha distrutto una vita in un modo assurdo, no? Ecco, mi piacerebbe avere un incontro con Alberto e qualcuno per dire anche solo, ragazzo, abbiamo sbagliato qualcuno ha tentato di dire io mi ricordo una serata con Tony Capuozzo diceva, siccome presente c'è qualcuno che io so che c'era in quel periodo perché non dice, Alberto, abbiamo sbagliato invece non si è mai fatto vivo nessuno, non so se tu hai no, no, incontro avuto incontro Battisti abbiamo avuto un'occasione d'oro a Brescia, ti ricordi? in una conferenza presentazione del libro io stavo presentando il libro con, eh, eh, in un pomeriggio al pianaterra e venni sapere che Curcio era al suo primo piano. Tutti quanti correre, fratello, dai, facciamo questo confronto, mettiamoli lì a discutere e metterli dove, ovviamente Curcio ha un suo peso, ovviamente politico, anche ideologico, di quelli che erano in quegli anni, per cui come li raccontava. Ed era il suo primo piano, che lui raccontava la, il suo modo di vedere quegli anni il terrorismo confrontiamoci contro la che è una vittima che tecnicamente non sa niente di questo e mettiamoci a confronto il risultato è che lui è preso si è defilato è scappato via cioè non hanno neanche il coraggio di mettersi di fronte ma non per me o per lui ma per loro e la gente comune che vuole che questo questa verità vengano Trasparenti, vengono aperte, vengono, eh, abbiano il faro addosso e che ci sia la massima trasparenza e la massima verità. Ed è quello per cui si è sempre lottato. Non è lo scopo di portare Battisti in carcere. A me non cambia la vita, non è cambiata. Lo scopo è prendere quella verità e sbatterla in faccia a chi ancora oggi dice che quella cosa non è esistita, che quella cosa era corretta, era giusta così come l'hanno agito loro. Allora adesso abbiamo un altro trailer da vedere così eh, commenteremo. Dai scherzo, facciamo così, se vieni, la prossima volta ti faccio vendere una colonna tutta a te, bene? Senti, sì, ma andiamo al ristorante con sì. tutto questo. Ma non ti preoccupare, lo mettiamo sotto al tavolo. Allora diciamo, è sempre sì, stata eh. dai. ecco lei allora, è grazie, grazie. Un cosa... scusami scusami non è che porteresti un altro pezzo di torto per lei? sì, è vero sul... così eh. me si un pochettino no, è eh, che noi donne siamo più sensibili a certi argomenti eh. Eh, eh. sai invece cosa penso quando vedo questi ragazzi col pugno alzato? cosa? che nessuno di loro porta l'orologio <ride> cosa sarebbe? una specie di metafora? metafora, metafora. per fare un progetto cos'è che serve? chi? Come? Dove? Il perché alle volte è rinunciabile? Soprattutto. Quando? Quando? Esatto. Avete presente Ceghevara, no? Sì, certo. C'è eh. Sempre Rolex al polso. Gandhi. Gandhi. Zeniti nel taschino, fisso. Ci sarà un motivo, no? Sì. E il motivo? Perché se te non consideri il tempo, questo sfugge, è labile. Ergo stanno letteralmente perdendo tempo. Sono dei tempo tutto qui. Mi spiego. Marisa, lo sai qual è il colmo per un orologiaio? Avere una figlia sveglia. Eh? No. Buonasera,

Cazzo. seduto Sì, Che sì. quello che è. Tutto quello che ho. Allora, Forza. Aspetta. Ci diamo. Facciamo sta. aspetta. Mauro, una costante di questo, di questo film è la presenza di un meccanismo, di un orologio, di un orologio del tempo. Eh, perché questa scelta particolare? Beh, perché l'orologio è, è la vita di Pierluigi Torreggiani e lui cerca in qualche modo di controllare il tempo, di eh, essere lui il protagonista del tempo. E a un certo punto il tempo gli sfugge di mano, come potrebbe sfuggire di mano a chiunque di, di noi. E, e quindi è una metafora eh, l'orologio, che comunque noi riusciamo a tenere in piedi per tutto il, il film. L'orologio governa questa, questa vita e a un certo punto però l'orologio si ferma e si fermerà nel momento cruciale che magari vedremo più in là. Ma questo è anche un film, diciamo in qualche modo, verità, che si rifà al cinema verità degli anni, degli anni 70, ai grandi film eh, senza raggiungere sicuramente quel livello di Francesco Rossi o di Giuliano Montaldo, eh, figli al, a loro volta del neorealismo. E anche questa scena che abbiamo visto è una scena assolutamente vera, noi ci siamo docu documentati moltissimo per arrivare a raggiungere questa diciamo similitudine rispetto a, alla realtà eh, della rapina vera. E in, questa, in questa scena vediamo che non è Pierluigi che, che spara, però sui giornali Pierluigi è già talmente famoso che fa il titolo, e quindi diventa lui ecco, il gioielliere che, che si è difeso e che ha sparato e che è stato, come diceva prima eh, Alberto, sceriffo. Diventa sceriffo nei titoli. Ma parliamo di grandi giornali, parliamo della Notte di, di Milano, parliamo della Repubblica. E non sono giornaletti questi sono giornali importanti che comunque fanno, fanno opinione e a quel punto i PAC colgono questa occasione per individuare in Torreggiani il nemico del popolo e per affermare ancora una volta il loro esproprio proletario e in questo caso l'esproprio proletario è espropriare la vita di Torreggiani, espropriare la sicurezza di Torreggiani e Torreggiani da quel momento in cui appunto è, è vittima di, di quella rapina riesce a difendere naturalmente la sua valigetta, riesce a difendere soprattutto sua figlia. Vedrà la sua vita andare in pezzi e andrà in pezzi anche la vita di tutti i suoi familiari. C'è purtroppo una scena nel film, cioè, cioè nella sceneggiatura, una scena del film che non, non è stata poi messa in, in scena appunto dal, dal regista per una questione anche di, di lunghezza eh, del film stesso. Che vede protagonista eh, Laura Chiatti che interpreta, interpreta la mamma di. Di Alberto, la mamma adottiva, e lei a un certo punto, dopo appunto l'uscita dei giornali, va al mercato come una giornata eh, qualunque, e perché comunque ancora non è abbastanza cosciente di ciò che è veramente successo, ma trova delle reazioni contrastanti anche da parte delle, delle stesse eh, casalinghe, delle stesse signore che stanno con lei facendo la spesa. e Alcune le fanno i complimenti, dicono. Ha fatto bene suo marito, signora, e noi crediamo molto in suo marito. Suo marito ha fatto bene a difendersi. Lei, in quel momento, quando si sente la mano sulla spalla di tante persone e eh, non è contenta, ha paura. Ecco, noi abbiamo cercato anche di mettere nel film il riflesso della paura sui figli di, di Torreggiani, che comunque vivono la stessa tragedia di Torreggiani perché il telefono comincia a squillare, perché, comunque, eh, la vita di prima non c'è più. E questo è è appunto un, un meccanismo che, che, che appunto si inceppa e che, e che non tornerà più come, come prima. E anche quando arriverà la scorta, eh, la situazione non solo peggiorerà, ma Torreggiani sa benissimo che la scorta non risolverà nulla. Tra l'altro eh, all'interno del libro poi troverete anche eh, le copie dei giornali dell'epoca dove raccontano appunto quello che accade. Prima eh, parlava Alberto del... Delle responsabilità della, del mondo della comunicazione, eh, sono responsabilità pesanti non solo in questo caso ma in moltissimi altri casi, penso anche alle continue opere di denigrazione della vittima, da parte ad esempio della, delle mafie quando da Don Pino Pulisi a tanti altri che vengono poi raccontati, disegnati e spesso eh, i giornali e non solo, Riprendono pari pari questa lettura senza fare quello che sì, è l'aspetto sì. del sì. poi sai, io approfondimento. Volevo, volevo aggiungere anche questo: magari qualcuno si chiederà perché questo film non l'avete fatto prima, non c'era la pacificazione politica e sociale per fare prima questo film. Come quando io ho provato a fare il film su Cucchi, ma eravamo ancora molto lontani da, dalla verità, e, e quindi in quel momento Ilaria eh, non, era, non era in grado di portare avanti la sua battaglia, veniva ignorata anche da dagli stessi media, così come veniva ignorato eh, Alberto, eh, che in un primo momento, in, all'interno del primo soggetto che io ho scritto, veniva scovato proprio da una giornalista, non era questo il film. Poi il film è, è cambiato appunto più volte e io ho immaginato una giornalista giovane alle prime armi che in qualche modo trovando Alberto vuole fare lo scoop. E Alberto ancora però ha un'altra identità, non so se ti ricordi, il soggetto iniziale era, era questo, perché era un progetto per la fiction, non per il cinema, perché questo è un film per il cinema, e volevamo raccontare la storia di un uomo giovane che però in qualche modo si sentiva già vecchio, già chiuso in casa, e piano piano però quest'uomo viene fuori proprio gra grazie a, alla scoperta di questa, di questa giornalista. E lui anche in quel caso, Alberto diceva bene prima, non odia la giornalista che rappresenta una categoria, ma comunque vuole, vuole raccontare una, una verità che nessuno vuole ascoltare. Ecco, questo film ha avuto una difficoltà perché questa è stata una verità che questo Paese non ha voluto ascoltare. Okay. Solo per chiudere quello che diceva eh, Mauro, sono i tanti scheletri armadio che abbiamo. Noi non siamo mai riusciti a fare una pacificazione neppure nel secondo dopoguerra. In realtà ci stiamo ancora confrontando eh, su questo. Quindi è questa nostra difficoltà nel nostro paese di mettersi lì e ragionare seriamente su quello che è avvenuto. Alberto, volevi aggiungere. Qualcosa? No, no, dicevo che è completamente vero che qui quello che diceva Mauro abbiamo fatto. Nei primi anni, 2004-2010, che sono gli anni clou in cui si è intravisto e si è ragionato, ovviamente c'erano state molte idee quali tipologie anche fare, se un documentario, un fanta documentario, un fantasy film, tante la fiction e via dicendo. L'idea del documentario da portare in Brasile? L'idea, Beh sì, poi... Il primo approccio era giustamente quello di fare un, questo documentario fatto nella trama che a me è piaciuta subito, poi perché era nelle mie corde in quel momento di fare tantissime interviste, per cui l'idea è stata, vabbè, tanto visto che devo farne tante, facciamone una dove facciamo questo documentario, con l'idea di portare poi la produzione in, in Brasile, dove in quel momento era tornato Battisti a Copacabana a bere il caffè in spiaggia, e, ma perché... In Brasile poi la maggioranza delle persone credono a me, non a Battisti. Questo è il bello. Cioè se noi dovessimo fare un piccolo ragionamento è che, e questo vale anche in, Fran anche in Francia, perché come diceva prima Amos, non tutti i francesi, ma in realtà sono quattro gatti quelli che credono in Battisti, in quelle idee, o nelle brigate, o que ma questi quattro gatti rompono in maniera spaventosa perché hanno un, un peso mediatico molto molto forte se pensiamo che in francia ci sia un certo Henri Lévy che è un filantropo un filosofo che in realtà poi è nipote del patron della elfe per cui dietro c'è miliardi del petrolio è bello fare il filosofo con i soldi di nonno capisci cosa intendo non voglio fare politica, però è per far capire cosa c'è dietro. Invece, la gente comune si è sempre fatta le domande: ma davvero ma quello dice le bugie? Io ho dovuto lottare nei primi anni a impostare nei media, giornali, televisioni, la verità su un, fondament un fondamento che Battisti non ha ucciso Torreggiani. Perché era quello che veniva raccontato. Perché, ovviamente, e guarda la similitudine, fa più scoop, fa più soldi, fa più notizia se Battisti spara, uccide Toreggiani. È un po' come la storia che se Toreggiani sceriffo a Milano. Queste due similitudini io dovevo stravolgere, dovevo scardinarle, dovevo mettere lì la verità. E la mia lotta è stata più dura qui che far credere altre cose. Ma era fondamentale far capire che Battisti è il peso, non la causa, ma è comunque il responsabile. Perché prova a immaginare se io non avessi tirato fuori la mia voce riguardo ai giornali che scrivevano: Battisti ha ucciso Tre Gianni, Battisti ha ucciso Tre. Andiamo avanti con questa cantilena, prima o poi diventa la verità. E nel momento in cui diventa la verità e io non faccio niente, Battisti esce e dice: No, ragazzi, io ho qua i documenti che dimostrano che io non ho ucciso Toregiani. Per cui chi racconta le bugie è Toregiani, non io. Capisci qual è il vero pericolo? È che il carnefice passerebbe da vittima, per cui è il non toccare Caino. È un po' quello. Io ho fatto questa lotta. Mettiamo a posto le cose come stanno. E una volta messe a posto. Andiamo a combattere contro di lui. Quando sono riuscito a fare questo, le cose con lui si sono incrinate. C'è stato un momento in cui ha tentato anche di, tra virgolette, sputtanarmi sui giornali dicendo che io raccontavo le bugie. Poi io prendo, vado sul giornale, il giorno dopo dico le cose come stanno: questi sono i dati, questi sono i fatti. Questi sono i dati, questi sono. Non poteva più discutere, infatti, ha smesso. Ma era. Fondamentale, ed è fondamentale non per me, ma per tutti, che la verità venga messa lì sul tavolo, sempre, comunque, perché prima o poi qualcuno la recepisce, la comprende e ti appoggia. Ed è quello che è successo poi nel futuro. Fino al punto che i governi, sia italiano, francese, un po popò, e brasiliano, hanno capito che forse Toreggiani di là aveva ragione, che forse le sue motivazioni sono reali. E allora dobbiamo fare qualcosa, ed è stato fatto. Allora, per avvicinarci verso eh, la chiusura del nostro incontro e anche per darvi il tempo per il firma copie con, eh, con Alberto. L'avevamo detto prima se c'è qualche domanda, se qualcuno vuole eh, aggiungere qualcosa rispetto a quello eh, che ci siamo detti. Allora, adesso le portano il microfono in quarta, in quarta fila c'è eh, una fatto, domanda. Posso chiedere un piccolo favore? Perdonatemi. Io ho quei lampioni che mi stanno cercando e non vedo le persone. Se fosse possibile, leggermente, perché ci stiamo abbronzando, come se fossimo... Allora, chiedono se riusciamo a abbassare un po' le eh, luci. C'è qualche domanda? No, no, no. C'era la domanda anche là dopo, non vi vedo però, per allora, pazienza. Qua. Mi vede? Sì, eh? sì, ma sono diventato no. cieco io con queste lampade. <ride> Scusate. No, volevo semplicemente farle questa domanda. Se rendere, eh, diciamo, spoliticizzare eh, l'episodio non possa aiutare a eh, far pulire la coscienza quella parte, diciamo, della sinistra che... Eh, considerava le brigate rosse come i compagni che sbagliano eh, perdonami però l'ho par... sentita male mm. io ho capito solo la seconda parte quando <ride> se la sinistra parlava del fatto che cioè, la, la sua operazione da quello che ho capito eh, mh, porta un po' a spolicitizzare tutta la situazione tutta le, la, la vicenda di Battisti e questo renderla passarla mh, esclusivamente, o soprattutto dal punto di vista umano, eh, non può servire a far pulire la coscienza oppure a farla aiutare a dimenticare tutta quella parte, diciamo, di, eh, mh, che consideravano le Brigate Rosse, i fiancheggiatori, eccetera, altro che compagni che sbagliavano. Io sono nata nel 1955 e eh, facevo, mh, sentivo questo, ho vissuto questo periodo che le parlano, in cui si diceva. Sì, sì, vabbè, comunque non sono altro che compagni che sbagliano, ok? Sì. Bello, storicizzare, e cercare di dare a loro un, un capitolo. Vuoi... No, dopo lo volevo dire. Una cosa fondamentale, sicuramente, è quella che penso che sia la domanda che mi poni, è la dare un caposaldo alle verità che siano da una parte e dall'altra. Abbiamo cercato, io in prima persona, poi ho cercato di battermi, mi sono anche imbattuto e combattuto anche con altre vittime del terrorismo di vari colore, eh, nel fare determinate richieste che erano proprio quelle di sedersi su un tavolo, non sul tavolo, sedersi al tavolo, scusate, e io sono abituato a sedermi sulla sedia, per quello che <ride> dico così, e di confrontarsi e di mettere lì le verità, quali, qualunque siano, perché è anche corretto che ehm, la voce non sia solo da una parte e, o solo dall'altra, ma che tutte e due, con l'unico obiettivo, che era quello di voltare pagina o cambiare capitolo, ma non per chiudere la storia, per dire ormai è finita, non ne parliamo più, anzi, ma per dare ai giovani la corretta realtà e verità. Purtroppo ci sono parecchi esponenti che preferiscono andare nelle università a spiegare le loro verità del perché e del per come e andare avanti così e non chiudere mettendo nero su bianco quelle che sono veramente le motivazioni, le ragioni, le condizioni, le idee pur strampalate che hanno portato a quegli anni tragici, agli omicidi, eh, ma non al caso Moro che io conosco molto bene, anche nei suoi minimi particolari, che però è un caso eclatante, ma, ma di molti altri casi ignoti che hanno necessità e hanno voglia. Io sono uno tra i tanti fortunati, tra i pochi fortunati, che ha ottenuto la sua giustizia, che ha il suo carnefice o i suoi carnefici che hanno Vissuto in galera e sono fuori oggi e uno è dentro. Ma pensate a tutte quelle vittime che invece ancora oggi urlano per avere giustizia. e a quello che serve sedersi al tavolo e confrontarsi per dare a loro quel senso di giustizia e a loro togliere quel senso di odio e di rancore. No, io volevo soltanto aggiungere questo: cioè. E abbiamo tentato di non fare un film con un messaggio politico, volevamo raccontare la storia di una, di una famiglia. E quindi, forse, anche grazie a questo creare un'empatia eh, verso il pubblico. Perché secondo noi ecco, anche secondo naturalmente il collega Mazzotta, il Risinaro, che è stato il regista del film, occorre eh, creare attorno a storie come quella di, di Alberto una coscienza storica collettiva, al di là. Della destra, della sinistra, perché eh, è questo il messaggio che, che secondo me bisogna, bisogna dare. Però veniamo da, da un problema di fondo, e cioè che i programmi delle nostre scuole eh, non affrontano a volte neanche la resistenza. Quindi, come si fa a pensare di arrivare a raccontare la storia di Alberto Torreggiani? E quando la raccontiamo in tv eh, raccogliamo sicuramente un consenso vasto ma può essere ancora più vasto e può essere ancora più condiviso. Quindi io credo che per esempio il cinema italiano possa raccontare benissimo la storia di questo, di questo paese, dagli anni eh, del neorealismo che prima ho citato, forse fino, fino ai giorni nostri, senza nessun problema, con un ciclo di, di, di film capolavoro che hanno vinto gli Oscar, hanno vinto premi internazionali, vengono sannati dai grandi registi americani, senza adesso starne a citare eh, nessuno. Però purtroppo abbiamo questa difficoltà. La storia di Alberto, anche guardando lo share di quella serata su, su Rai 1, dopo che è uscito al cinema, non vedeva la partecipazione dei giovani alla visione del film. Ma non perché fossero su YouTube in quella, in quella serata, perché per loro è una storia sconosciuta. Il terrorismo è una storia sconosciuta e questo è un reato, un reato gravissimo per una democrazia. Perché tanta gente no, tanta gente ha vissuto sulla sua pelle. E il terrorismo, ma il terrorismo non è, non è soltanto il caso Moro e, e noi per questo abbiamo raccontato la storia di una famiglia, ma perché poteva capitare a chiunque. Hai ragione perché la stessa cosa l'abbiamo riscontrata col libro cioè il libro eh, è andato a cercarlo a prenderlo, il personaggio che non dico c'era in quegli anni però che ha un ricordo di quegli anni, i ragazzi non sanno nulla eh, volevo dire una cosa alla signora sia il film che il libro vanno visti senza avere, cioè cercando di togliere qualsiasi ideologia politica. E allora si riesce a capire qualcosa che non doveva succedere. Ripeto, io nel 79 giocavo a biglie, no? per me è, no, lo so, però non sono più, non sono più giovane come questi ragazzi che non, non vedono questa storia, però per noi che negli anni 80 pensavamo ai paninari, alle cose più stupide, magari che adesso stiamo rimpiangendo, no? non lo so. Eh, per noi era già un qualcosa di, di vecchio, di lontano, non, era, non poteva succedere. Se io vedevo mio padre che si alzava alle 5 o mio nonno con le mani rovinate, pensavo, cavolo il poveraccio, questo si fa un mazzo tutto il giorno. Non pensavo dire, ah però ha in garage una macchina che vale di più, perché magari se l'è sudata. No? All'epoca... Eh, dava fastidio tutto, c'era questa invidia, questa cattiveria, questo odio. Oggi è diverso, vedete quello che sta succedendo in questi giorni? Sono i giovani che si rendono conto che è una cosa che nel 2022 non può succedere e sono gli stessi che dicono ma va, state raccontando delle cose che non ci sono. Perché come diceva Mauro, a scuola, a... Quando, almeno andavo io, la seconda guerra mondiale già c'erano 12 pagine. Adesso non puoi spiegarmi la seconda guerra mondiale in un foglio. E poi finisci lì perché siamo in ritardo sul programma, eccetera. Questa storia è una storia troppo recente, ci vorranno anni. Per me la RAI, come voi, come dico anche noi, la RAI ha avuto le palle di fare un film del genere, di proiettare un, uno spaccato che altrimenti sarebbe rimasto lì ancora per qualche vent'anni, magari con la morte di Torregiani. La oh. loro speranza. No, io, lo tratto, io lo tratto male perché lui si diverte. Comunque apro e chiudo un attimo solo, giustamente per chiudere qua e poi passiamo alla scena. Guardate, effettivamente, se vi guardate intorno, ragazzini, ragazzi, non ce ne sono. Sono contentissimo che ci siete voi. Sul ovviamente. palco, sì, però. Eh? Sul palco sì. Sul palco, è sempre ragazzini, sempre. E, però è una cosa che dovete fare, dovete spronare i giovani a capire e a studiare queste cose a conoscere più che studiare perché se oggi ci troviamo in una guerra assurda è grazie al fatto che c'è stato per questi ultimi vent'anni 30 trent'anni nelle nuove generazioni il completo assoluto silenzio sulla storia perché si ripercorre però io negli anni in cui sono uscito a presentare il libro e ho girato due volte l'Italia nelle scuole specialmente nelle scuole l'ho portato perché era lì il posto dove bisognava, non nelle biblioteche, perché tanto nella biblioteca lo prendi, lo metti lì, poi chi lo vuole leggere, io volevo dare un messaggio e vi assicuro che quando andavo nelle scuole, licei, negli Atenei, nelle università, l'ho presentato anche nell'Università di Moro, dove lui era, eh, aveva la cattedra, questi ragazzi rimanevano tutti, tutti con la bocca aperta tutti pieni, assetati di quell'ignoranza che gli stessi docenti non gli danno, di quella eh, conoscenza. Scoprire a 17 anni, 16, 17, 18 anni, per cui l'età in cui a me è successo e loro si trovano su un banco di scuola e scoprire che non sanno niente di quella storia, per loro è, diventa, è diventato, era sconvolgente. C'è stata una volta, poi chiudo perché io sapete che sono un caccherone, loro lo sanno, ho presentato in un ateneo a Milano, a Cinisello, Balsamo, quartiere di Milano, terza, quarta e quinta. Racconto un po' di cose, racconto il libro, racconto un pochino, anche che ai tempi non c'era il film, per cui dovevo io fare il film in quel momento, e ho raccontato il quello che adesso vedrete, per cui non entro nei particolari, ma l'ho raccontato in una maniera che dipende sempre dal mio stato d'animo che ho in quel momento. A volte lo racconto in due minuti, a volte ci metto mezz'ora, a volte ci metto l'anima, a volte mi rompo le scatole di raccontarlo. Quella volta lì è andata in quel modo che, oltre all'assoluto silenzio e mutualismo, a un certo punto una ragazzina tira sul ditino e mi fa la domanda e mi chiede, ma che cosa hai provato in quel momento? Io ho detto, ah, ma no, ma qui, no, no, mi fa, no, 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 che cosa hai provato fisicamente? Perché mentre tu lo stavi raccontando, io mi sono sentito proiettile passare nella schiena. Io in quel momento ho preso e ho finito. Allora, avevamo una domanda in quarta fila sulla sinistra. Prego. Buonasera, signor Toreggiani. Salve. Dal suo punto di vista, perché i terroristi gli ex terroristi possono scrivere libri, tenere conferenze, vedono dedicato a loro delle canzoni mentre le vittime Passano sotto il silenzio i nomi degli ex terroristi. Molti li conoscono. I nomi delle vittime, chi li conosce? Grazie. Perché la storia racconta Caino e non Abel. Mi spiego meglio. Perché fa più peso, ovviamente, il fatto che sia il carnefice a raccontare il perché uccide qualcuno. Ehm... La vittima deve avere il suo posto nella storia che è la vittima, cioè in un angolino, chiuso, in silenzio, senza all'ombra, perché è quello che è sempre stato in questo universo, in questa storia che noi percorriamo. E non saprei spiegarti esattamente il motivo, forse perché c'è questa volontà o questa cosa dentro nelle persone di Ah, eh. beh se, se devo andare a vedere uno che viene ucciso sul patibolo preferisco andare a vedere lui piuttosto che uno che va a raccontare in una sala qualcosa che è di, san, di, eh, di santo ecco capite cosa intendo no ma eh, fa parte del genere umano della razza umana e per cui non mi sono poi tanto posto il problema del perché Curcio Sofri Zerbi e tanti altri hanno riempito gli atenei e ancora oggi riempiono gli atenei nel professare quella politica. Quando io invece vado magari nelle scuole e trovo due ragazzine e basta, ma non mi creo problema. Nel senso che comunque so che fa più eh, appiglio, prende di più il fatto di sentire cosa dice il carnefice. Eh. Ci sto girando intorno, ma penso che la, la risposta era perché conosciamo Caino e non Abele. Questa è la risposta, secondo me. Sì, io volevo eh, venirti incontro su questa cosa, eh, raccontando eh, appunto... domande difficili, Ostri. Proprio sulla, sulla tua storia, perché Pierluigi Torreggiani è morto 43 anni fa e per 43 anni invece Battisti ha potuto parlare, e quindi <ride> e questa è questa la differenza che spesso c'è tra il carnefice e la vittima okay, il carnefice può continuare a parlare la vittima se non ci fosse stata ad esempio la Alberto che non ci sarebbe neanche Battisti eh, raccontava. non ci sarebbe stata la, la voce di Battisti non ci sarebbe stata la voce di e questo è Torrejai punto... stato... sì. la cosa è quella cioè Io mh, scusatemi ma io rompo le balle veramente lui lo sa sono vent'anni che rompo le scatole e lo, lo vivo tutti i giorni sulla mia pelle, anche quando faccio delle cose politiche e sociali. Perché non posso nascondere che faccio politica da mai 15 anni, 20 anni, ma vi assicuro che ho molta, molta difficoltà a farla. Non voglio piangermi sopra, ma sono ben consapevole che. Allora, mm, allora, chi racconta puttanate, stronzate, coglionate va a sedere e fa il presidente della Camera. Chi racconta verità e cerca di sistemare le cose sta a casa sua. Questo è il fine. E chiudo. Allora abbiamo un'ultima domanda. Allora là in fondo c'è. Eh, buonasera a tutti i signori Salve. presenti, eh, voglio salutare intanto Alberto, Alberto Toreggiani, che ho avuto l'onore di conoscerlo due anni fa. Civitano Marche. Ciao Alberto, sono Mariano Venturelli. Ah, e niente, volevo uh, accendere i riflettori su quello che, av che è avvenuto dopo l'enorme eh, dramma della sua vita e della sua famiglia e delle altre tre vittime innocenti perché poi Cesare Battisti non ha ucciso fisicamente Alberto eh, Giuseppe eh, Luigi Toreggiani ma altre tre persone innocenti, il macellaio di Mestre, il povero poliziotto di soli 23 anni e il maresciallo delle prigioni di Mestre. Ecco, da, dopo queste disgrazie, eh, per più di 30 anni e tuttora in corso, ci sono state centinaia di intellettuali italiani e francesi, tre presidenti di due nazioni, eh, Jean -François, François Mitterrand in assoluto, e i due presidenti Lula e, e la Rousseau, che hanno difeso in tutti questi anni un criminale che non aveva niente a che vedere. Nell'ambito del terrorismo, come avete spiegato, erano delle bande che vivevano di rapine e eh, di eh, a vendite di armi. Ecco, eh, voglio puntare i riflettori su tutti questi anni di questi intellettuali, questi politici importanti che si sono spesi dalla parte sbagliata. Okay. Che, fi che finora non avete affrontato questo tema, che è un tema tuttora caldo. No, ma è un tema caldo, sì, perché comunque si racchiude all'interno delle varie domande e il punto diciamo questo e poi facciamo un pezzo eh, del film perché andiamo avanti la questione è comunque sempre quella che se se io non ci fossi il caso Battisti per quello che ha in sé non esisterebbe perché non ci sarebbe di cui parlare Mettiamo dei pallini o dei caposaldi, paletti, chiamateli come volete. I pacche, proletari armati per il comunismo, non sono altro, e qui rischio dirlo, prima ne avevamo parlato, qui rischio dirlo: non sono altro che 12-15 delinquenti. Stop. Ma vi spiego perché? Perché effettivamente Masala Sinneti, eh, Memeo è uno dei pochi perché faceva già politica, Memeo vi ricordate chi è, no? quella foto storica, Corso Sempione che spara nel 77 e ammazza il brigadiere Curcia, però lui, Masola Sinneti, sono delinquenti che provengono alcuni dalla Sardegna dove andavano in vacanza e altri arrivavano da Milano e di cui un paio arrivavano da Latina, di cui uno di questi è un certo Cesare Battisti. Ma quello che facevano non era nient'altro che fare rapine per divertirsi, un pochino, un po', diciamo un po' l'artefatto la, la, di Luthering, ecco un vecchio personaggio anche lui, che però ci sono due aspetti fondamentali che dobbiamo ricordarci e tenere a mente. Il primo, che in quel periodo è uscito il decreto legge nel 77 che cominciava a dare per chi è affiliati, a politici, quello e quell'altro, lo sconto di pena politico. Ciò vuol dire che se io ti prendo perché tu hai ucciso un maresciallo, un giudice alessandrini o altri, se tu ti dichiari che se l'hai fatto per una questione politica per cui sei un terrorista, hai lo sconto di pena. Un terzo? E che cavolo? Cioè, minchia, io vado, vado a fare la pena, se mi beccano. Ah, io sono... Boh, ho già un terzo, ho già un terzo della mia pena già alleviata. Poi con tutti i bonus che abbiamo buttato dentro, eh, gli sconti di pena di questo, di quello, di quello, i regali, perché poi è le libri uscite, cioè, se mi fa male, vi faccio due anni invece di dieci. Questo è un pochino. Per cui quella giustificazione politica è diventato il loro humus. La seconda è che loro si trovavano in, in una via che si chiamava via Castelfidardo a Milano. La loro sfiga è che dalla parte ovest al bar dove c'erano le brigate rosse come sede, a parte est, in fondo a quella via, c'erano i NAR, altro gruppo estremista di destra, per cui abbiamo da una parte destra e da una parte sinistra. E come diceva prima Mauro, loro facevano le rapine nelle... Armerie principalmente. L'ultima rapina che fanno in armeria la fanno dieci giorni prima a Bergamo in un concessionario grosso d'armeria, fanno razzia completa perché il loro scopo era rubare questo e fare commercio e vendevano armi ai brigatisti di ogni fazione, rosso, nero, giallo, verde, marziani, chi arrivava comprava, loro vendevano. Negli atti processuali è uscito fuori che loro avevano anche collegamenti e ha fatto trattati, compravendita con i libanesi, non quelli, eh, non il libanese di Montanaria, i libanesi, per cui in quel periodo vendevano armi e cose ai terroristi del Libano per le loro faccende, le loro cose. Era questo che facevano i pacchi. Poi si sono inventati questo nome perché nel quartiere Barona c'era il collettivo che lavorava pro i carcerati, ma i carcerati di opera, di cui a Battisti e agli altri non gliene fregava un bel merito C.O., se non peraltro per il fatto che loro erano stati in carcere. E il primo suo loro omicidio, Santoro, che è una guardia giurata del carcere, è stato ammazzato per i valsa, non per ideopolitiche. Soltanto perché questo povero Santoro era capofila della linea carceraria dove c'era Battisti, Cavallina, ideologo dei PAC. È Cavallina l'ideologo dei PAC, di cui Battisti si è assetato di quelle ideologie e le ha portate proprie come scusa per difendere. cioè, Ma vedete che casino! Cioè, non stiamo parlando di quello che è sono Moretti, cioè, qui stiamo parlando di, Dio, di un qua, qua, qua qualunque, di uno che si è appropriato di un'ideologia, di un pensiero, di una scusa, di giustificazioni, per poter poi fare la bella vita. La domanda che dovete porvi è: ma perché è stato l'unico a evadere? Ed è qui che vi voglio portarvi, ed è lì che ti voglio portare, pelle. La domanda che vi, vi siete mai posti? Di tutti questi che sono stati presi, messi in carcere, di tutto quanto che hanno scontato i loro 12, 15, 20 anni, Masala si è scontato 26 anni, di cui ne ha fatti 20 al carcere di Novara, a 4 km da casa mia. Questo è Masala. Battisti se li ha fatti in Brasile, in Francia, Brasile, Messico, Brasile e via dicendo. Perché lui è riuscito a scappare, a scappare dal carcere di Frosinone? A farlo evadere lui e non gli altri, forse perché lui si conosce e sa verità che altri non sanno, di cui Masala e altri così non sapevano, che forse lui in realtà da Latina proveniva a andare su Milano perché c'erano altre cose e le sue rapine, le sue stupri, le sue baggianate erano solo scuse per nascondere chi in realtà Battisti è. Che ancora oggi nessuno di voi sa chi è veramente Battisti. Vi lascio qua. Allora, abbiamo l'ultimo trailer da vedere, poi arriveremo alla conclusione del nostro incontro. Vi ricordo ancora il firma Coppia in Esterni, come di consueto al Forum Monzani. Prego. Senti, al telefono prima era Giardino, mi ha detto che la scorta fa tardi. Insomma, io andate voi, vi raggiungo bene. Andiamo, ragazzi. Vi raggiungo, eh. Sono anch'io Ah. Ma la scorta? Adesso arriva Mi ha detto che posso Allora vengo con te Bene Allora porto Alberto e la Marisa in gioielleria e ci vediamo dopo E' bello ci vediamo dopo Sì Senti stasera pensavo di mangiare la pizza che dice se lo vuoi dire anche a Giardino e ai suoi Va bene. Va bene Ciao Ciao Ciao, Ciao. No, A dopo A dopo, alla dopo. Civile nel problema con Milan. Ah, certo, scherzi, domani è importante. Lo ricompriamo il motorino. Non fa niente. Non è stata colpa tua. Beh, devo dire che la fine, che noi sapevamo quale sarebbe stata, è comunque sempre un colpo al cuore quando si, si rivedono queste immagini. E immagino che per Alberto sia sempre comunque, anche se finzione, molto, molto dura. Io non volevo dilungarmi in, in ulteriori parole, volevo solo chiedere una cosa. Ad Alberto, eh, è una banalità. E probabilmente te l'hanno chiesto come il tema dell'odio di prima, te l'avranno chiesto in tantissimi. Eh, tu senti comunque di aver avuto giustizia? Ma guarda, la giustizia ce l'hai quando stai bene con te stesso, nel senso. Ora, non voglio che, quelle, che le mie parole sembrano parole sdolcinate, fatte perché qui bla 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 bla, sono anni che le dico e avete le prove in mille interviste, per cui continuo a ribadire sempre lo stesso pensiero, che non è mettendo qualcuno in una gabbia, chiudere la chiave, e buttare via quella chiave, che ottieni giustizia. La giustizia la ottieni quando vedi che la tua verità è capita è approvata e che eh, quello che, ti è, che tu richiedi e chiedi come giustizia venga applicato. Solo questo. La mia battaglia in questi ultimi vent'anni per la giustizia non era tanto per me, principalmente, no? perché alla fine, come dicevo prima, a me non porta a casa più nulla. Io quello che voglio è vivere bene con me stesso e con le persone con cui vivo. Ma era dare un segnale alla gente comune, a tutti quei cittadini che nelle loro ingiustizie, che pur piccole che siano, per loro sono montagne, confronto anche la mia, di crederci e di battersi. Che prima o poi arriva. Prima o poi quel ticchettio dell'orologio arriva al suo, come dire, Punto Al suo punto estremo, e tu devi fare in modo che arrivi lì, ma ci devi credere e combattere sempre unicamente con davanti la verità. Basta! È solo questo. Alberto Torreggiani ero in guerra ma non lo sapevo. Grazie ad Alberto. Aspettate, vi chiedo ancora un prego. minuto perché, come tutte le carambate. Non ci sono solo le cose brutte, anche tu lo sapevi. Allora, a parte le telefonate con, eh, che ci sono arrivate, avete finito di spingere una cosa falsa, viva, battisti, eccetera. L'altro giorno, il film è passato sulla Rai il 16 di febbraio, che è il giorno dell'assassinio di tuo padre nel 79, giusto? L'altra settimana mi chiama una signora e mi dice guardi, sto facendo un trasloco a Roma. Mio zio andava spesso a Milano, infatti ti ho lasciato il numero, No? e eh, andava da questo Pierluigi Torreggiani e comprava un sacco di cose. Se fa piacere vorrei fare un omaggio, adesso se me lo portano io ho fatto tutto un caos questa settimana per riuscire a portarlo oggi. In poche parole, dato che Alberto non ha neanche più un ricordo di suo padre, la signora ha ritrovato questo quadro di Pierluigi Torregiani nel 1978, se non sbaglio, e voleva regalartelo, ecco, per cui penso che sia un bel ricordo. Un... Allora, il suo libro. questa è una delle opere che ha fatto tuo padre che vendeva lì a Milano. Vedevo dal vivo è ancora molto più emozionante che dalla foto che mi è stata mandata dopo la tua carambata. La che ho, perché questa persona che mi, mi ha fatto questo dono eh, dopo gli ha chiesto permesso di chiamarmi, quell'altro eh, ha avuto il coraggio di chiamarmi se telefono telefono tre ore più o meno mi ha raccontato a vita anima e morte eh, non vi dico chi è perché è una cosa tra me e lei però mi ha poi mandato la foto di, e vederla su, su whatsapp e io, vabbè è bella sì ok mi ricordo quella però vederlo dal vivo cazzo è bello veramente <ride> grazie in quest'opera eh, è firmato, mi pare, nel 78. E voglio ricordarvi che dietro c'è un grandissimo personaggio. No, non dietro al quadro, magari sì, adesso non lo so. Ah, ok. Vabbè, ve la dico. È scritta la lega. Allora, la persona si chiama Stefania Camilleri, Camilleri. è la nipote del Camilleri. In grande camilleri ok no, sono i casi della vita perché questi sono i casi della vita casa, è diventata una carambata proprio e l'aveva e questo è il libro che ha scritto che poi farò vedere e l'aveva eh, grazie anche al nonno per cui a quel grande scrittore che poi ha fatto eh, montalbano tutti quelli che voi mai conoscete ecco no dicevo dietro questo quest'opera e altre che ha fatto in quel periodo a mio padre, che faceva appunto i quadri in, eh, serigati in argento. C'è dietro la mano di un altro grandissimo che è Gottuso. Gottuso il grande pittore. Beh, col... Potevi non dirlo, se no la signora mi chiama che lo riguole. No, lo sa, lo sa. Ah, lo sa. Lo sa. <ride> e... E per cui vale, credo, Cazzarola, vale sì. Cotusa ha collaborato con mio papà per ben tre anni, 4 anni, per fare queste opere, queste e bassorilievi, per cui anche quelle, magari adesso non sono più di moda, però in quei quadri di figure femminili o quant'altro. Per cui mi ricordo che aveva fatto una volta un Don Chisciotte e una Madonna, ma non con i basso rilievi fatti classici così, facendo le spigolature, per cui lastre di argento lavorate. Che Messeva creava le profondità. Questa era la pazzia di mio padre, ecco. grazie a tutti. Ah, ovviamente. Io adesso corro di là, c'è il libro, eh, ve lo autografo a tutti voi che lo comprate e dovete fare un, avere un obiettivo per comprarlo oggi, lo leggete e poi lo donate, regalate a vostro figlio, a vostro nipote. A chi volete, basta che sia giovane, che lo legga anche lui e poi ve lo ridà, così imparano e cominciano a conoscere qualcosa di più. Per cui l'esigenza è che tutti voi compriate stasera il libro. Grazie. Grazie a tutti, grazie anche a Mauro, a Damos e a tutti.